alla grande. Quanti ragazzi, quanta gioventù, ma soprattutto quanto successo, Presidente? No, siamo contenti, una bellissima giornata di festa, ma un'atmosfera insomma, che ci dà una carica, questo palazzo che ci è sempre stato vicino, poi il gruppo più giovane medagliato di sempre, della storia, anche questo insomma fa riflettere. Adesso parlavo con Arianna, con Michela, con Sofia, tutte ragazze che tra 4 anni possono confermare e anche migliorare, così come altri che hanno vinto le medaglie. Questo credo che sia importante in prospettiva. Insomma, Presidente, in questo momento lo sport è assolutamente positivo. Aveva detto doppia cifra, siamo arrivati a 10, ci credeva veramente quando l'ha annunciato? Cioè, sinceramente devo dire la verità, io pensavo che addirittura potessero fare qualcosa di meglio, perché sapevo bene le potenzialità di tanti, però va bene così, perché poi io conosco la vostra categoria. Se uno faceva di più, tra 4 anni, se fai meno, sei diventato scarso. Invece così ci abbiamo un margine per continuare a crescere, come è giusto che sia. Poco, ma si deve continuare a migliorare, cosa non facile, però penso che ci sono tutte le prospettive, soprattutto perché la preparazione olimpica sta acquisendo sempre di più professionalità. E poi c'è questo aspetto anagrafico della squadra che è fondamentale, cioè non c'è un ricambio generazionale, sì c'è in alcune discipline, indubbiamente è la velocità degli uomini, che purtroppo non abbiamo preso la medaglia, però insomma adesso scherzando con Sofia Goggia gli ho detto, siccome ho visto che lei tra le righe aveva dichiarato, poi adesso lo smentisce, che voleva puntare a essere la portabandiera a Pechino, e gli ho detto sì, ma qui devi fare come Arianna, minimo devi rivincere l'oro. E lei ha detto, ma speriamo di vincere anche più di uno, quindi già sta entrando in quell'ordine di idee.